Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo un gioco che è piuttosto famoso in realtà, ma che io non ho mai provato in vita mia per qualche ragione. Questo gioco è Team Fortress 2 ed è stato, ed è ancora, credo, anche se ne sento parlare molto meno, uno dei titoli di punta della Valve. E la Valve, per chi non lo sapesse, è la ditta che possiede Steam. Quindi, insomma, non proprio l'ultima arrivata, diciamo così. Allora, come mai voglio provare questo gioco? Per una cosa molto semplice. Ne avevo sentito parlare già prima e avevo anche qualche amico che ci giocava. Però, sostanzialmente, quando è uscito Overwatch ed è esplosa questa cosa di Overwatch, tantissimi commenti dicevano: ma sostanzialmente è veramente Team Fortress. Oh, questa cosa mi è rimasta qua e allora ho detto va bene, all'interno della serie Proviamolo, che è relativamente recente sul canale, perché non portare anche questo? E nella lista di giochi che mi sono dato da provare è arrivato il momento di provare proprio lui. Ora, mi sono fatto un giretto tra le impostazioni, eccetera, ma non ho mai avviato neanche una partita. Non ne ho idea, è la prima volta che premo questo pulsante qua. Gioca! Sembra che sia la prima volta che giochi a Team Fortress 2. Perché non ti prendi una pausa e giochi i tutorial? Potrebbe essere una buona idea, sperando che non durino tanto. Lezioni di base, pratica offline, cioè scopri i pregi e i difetti di una classe. Soldat, demoli, spia, ingegnere, soldato, ok. Il soldato è una classe valida sia sul piano offensivo che su quello difensivo, la cui arma primaria è il lanciarazzi. È in grado di infliggere grandi quantità di danni in poco tempo, ma deve assicurarsi di tenere sempre il lanciarazzi carico per evitare di essere sorpreso con la guardia abbassata. D'accordo. Inizia. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Spero che non sia uno di quei tutorial in cui ti dicono premi W per andare avanti. WASD si usa per muoversi nel mondo. Ok. Target practice. Selezione delle armi e pratica sui bersagli. Usa l'arma richiesta e colpisci i bersagli. Ah, è proprio così invece. Va bene. Ok. Questo è quanto? Ricarica spesso. Sfrutta gli attimi di pausa per ricaricare completamente le armi. D'accordo. E voglio veramente sperare che sia un qualcosa di immediato. Modello 3D nel LUD. Tenerla attivata direi di sì. Benvenuto al corso sulle armi del soldato. Per guardarti intorno all'ambiente muovi il mouse, grazie. Usavo a cavolo, è veramente così. Lascia questa stanza e procedi verso il poligono di tiro. Ok. Usa control per abbassarti, ok. Tutto abbastanza semplice. Interizzati al poligono di tiro per proseguire, d'accordo. Cambia arma usando... Ok. Possono anche essere selezionati direttamente. Premi 1 per il lanciarazzi e 2 per il fucile. Ok. Cambiare arma richiede troppo tempo. Usa Q per passare all'ultima arma che hai usato. Ops. Ok. Usa l'arma richiesta per distruggere ogni bersaglio a distanze diverse. Passa al lanciarazzi. Vai. Bam. Usa il fucile. Usa la pala. Usa il fucile. Usa la pala. Usa il lanciarazzi. D'accordo, ricarica premendo R tra un bersaglio e l'altro, ok. Le esplosioni del razzo possono danneggiare bersagli multipli. Prova a colpire due bersagli con un singolo razzo. Mira qui. Ok. Bersagli appariranno in varie posizioni, colpisci con l'arma appropriata per proseguire. Oh. Il cambio delle armi non è proprio velocissimo. Ok, pala. Questa stavolta è il fucile, credo. Ehi. Vabbè, effettivamente dovevo troppo tirare lì. Colpire qui, forse è il caso, sì.
Prova le armi su qualche bersaglio in movimento. I bersagli si muoveranno nel poligono di tiro. Grazie, 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 grazie. Oh. È abbastanza efficace, devo dire. Passa il fucile per dare il colpo di cazzo ai nemici feriti a distanza ravvicinata. Wow. Ok. Una grande schifezza. Ah, munizioni esaurite del lanciarazzi, cavolo. Mi sa che ho finito. Sto cercando di fare più headshot possibile. Mi sta finendo le munizioni. Sarà morto? Che cavolo. Ok, grazie. D'accordo, fine, fine, fine. Ok, basta, direi basta. Facciamo una modalità leggera. Non sei attualmente connesso al coordinatore di gioco di tiro. Fra qualche minuto. Che cavolo è successo? Vabbè, facciamo un po' di pratica offline, va. Facciamo easy, vabbè. Facciamo così. Beh, ragazzi, effettivamente assomiglia. Ci sono le classi. Assomiglia a Overwatch, dicevo. Ci sono le classi, ci sono diverse armi. Ogni classe ha le sue armi specifiche. Eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Dust Bowl attacca, difendi. Ah, c'è il filmato. Dust Bowl è una mappa a punti di controllo della modalità attacco-difesa. Vabbè. Assistenza di un altro giocatore nella partita attuale? No. Direi di no. Mission begins in 60 seconds. Ruota le canne della mitragliatrice per prepararti ai nemici in arrivo. Ah. Ok. Ah, conquista entrambi punti di controllo. Ho come l'impressione. Ok, questo è lo schieramento. Qui c'è una sorta di healer, credo. Questi sono soldati. 30 secondi per iniziare la missione. Facciamo questa, ragazzi. Non so perché non mi connette online. Non so perché. Ma. Vabbè. Sarà. Sono tutti bot, ragazzi. Vi ricordo, questa è una partita offline. Quindi, se è tutto incredibilmente facile. 3, 2, 1. Io li seguo all'inizio, perché ovviamente è una mappa che non conosco assolutamente. Già si stanno sparando? Ok. Vediamo un po'. Sì, si stanno già sparando, che è una bellezza. Wow. Ok, c'è un punto di cura, qualcosa? Nessuno mi sta curando, però. Credo che questo serva a controllare. Ok, è andato. Dove sono gli altri punti di controllo? Vedo che non c'è una minimappa. O se c'è, io non la vedo. Forse mi sono rintronato. Ehi, 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 ehi. Au.
Proviamo di qua. Ok, vai, vai, vai. Ok, blu occupano la zona. Altre due zone per vincere, che vuol dire? Cosa cambia? Ah, ok, cambia proprio la mappa. D'accordo, è una cosa molto semplice a punti di controllo, e come immaginavo è tutto molto semplice con i bot. Anche se vabbè, insomma, abbastanza combattivi. Allora, la cosa cartunosa mi piace molto, devo dire. E ci vedo una somiglianza con Overwatch, senza dubbio, come vi ho già detto. Comunque, non è che... Allora, per davvero capirli questi tipi di giochi qua, beh, ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo. Non sarà nell'arco di una puntata della serie Proviamolo che si riuscirà a capire, in tutta onestà, sapete. Ah, c'è la Uber carica. Ok, che sarebbe una sorta di... Ok. Wow, mi ha beccato un missile. Oh, che succede? Che succede? Che succede? Porca miseria. Grazie, vieni insieme a me, va. Wow, sono morto. Sì, ok, forse un pochettino troppe torrette. Forse un po' sottovalutata la cosa. Ok, d'accordo, rientriamo, va. Quest'arma è veramente lenta. Non è che mi stia proprio simpaticissima quest'arma, devo dire, eh. È poco precisa. Certo, spara tanti colpi, però... Boh, questo non vuol dire che sia per forza un bene. È abbastanza imprecisa. Lontano non ci va più di tanto. È lenta. Beh, non è che sia proprio il top che mi viene in mente. Tipo qua alla distanza mi fanno malissimo. Oh, oh, medikit, ok. Oh, porca miseria. Che diavolo. Oh, ma che è? Non muore? Au. La torretta del cavolo. Chissà se si può cambiare classe, che questa non mi piace per niente. Preferivo assolutamente il soldato, per dire. D'accordo, allora vediamo di non morire un'altra volta come dei bastardi contro dei bot poi. Missili, oh cavoletto. Ok, d'accordo. Potrebbe essere... Che cos'è questo?
Cos'è, una cosa che ci si salta sopra? No. Dov'è il nostro dottore? Non lo vedo. E non vedo neanche una possibilità di avere dei medikit. Marca miseria, questo è lo stesso punto problematico di prima. Uno è andato. Lì c'è il loro dottore però. Sto finendo i proiettili. Wow. Ok, qui c'è il medikit da matti. Ok, non ho più i proiettili. Che miseria. La torretta del cavolo. Ho fatto molto male. Oh, mi ha dato pure... Oh, di nuovo i proiettili della mitagliatrice, almeno. Au, quella cavolo di torretta. Mannaggia la miseria. Va bene, allora ragazzi, io direi di abbandonare, perché comunque la cosa iniziava a diventare un pochettino stressante e inutile da molti punti di vista, perché è comunque una partita con i bot e io negli FPS faccio comunque schifo, ormai lo sapete se seguite il canale da un po', immagino che lo sappiate già e che mi conosciate anche un po' per questo. Va bene ragazzi, comunque l'abbiamo provato, devo dire che non è male, capisco perché piaceva tanto, però vi devo dire una cosa, avendo provato Overwatch non sento l'esigenza di giocare a Team Fortress 2. Diciamo così, ok? Però, per carità, questa è solo la mia umilissima opinione. Quindi ho voluto mostrarvelo, per provarlo, anche per curiosità mia, per dare la possibilità a voi di avere una vostra opinione sul gioco, e giusto un'occhiatina veloce, che è un po' la natura della serie, e niente, fatemi sapere che ne pensate. Come vi pare? Mi sembra carino, tutto sommato. Però, ora che c'è Overwatch... personalmente giocherei a quello, se devo scegliere. D'accordo ragazzi? Beh, direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie proviamolo. E come sempre commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate e se volete consigliatemi nuovi giochi da portare in questa serie. D'accordo ragazzi? Alla prossima!